Salve ragazze, sono Maura, ho 28 anni e sono qui, è la mia prima volta che non vedo l'ora di discutere con voi di trucco, di make-up, di fashion e tutto ciò che ci rende felici. Sono così contenta di aprire questo canale, spero che sarete in tante a farmi domande, a seguirmi, a diventare amiche e tutto quanto. In questi prossimi giorni parlerò molto di trucco e anche di moda. La marca migliore che preferisco è Dolce Gabbana, l'adoro. Pochi qui parlano di questa marca, ma io ne voglio parlare e anche molto, molto bene perché è fantastica. E poi parlerò di Dior. No, molti prodotti, fate delle domande, io vi potrò rispondere, potrò fare review, insomma, fatemi sapere i vostri dubbi, le vostre curiosità su qualche prodotto e io vi risponderò. Inoltre ho delle specialità, nel senso delle rarità, che si trovano, ho questa opportunità io di ricevere prodotti anche dall'estero, magari alcune di voi già lo fanno, prodotti che sono impossibili da trovare in Italia o anche in Europa magari. Uno di questi è però io ancora non l'ho trovato qui in Italia, però mi piace molto ed è il rossetto di Tom Ford. Non so quante di voi siate fans di Tom Ford. Eccolo qui. Tom Ford. Non ero una sua grande fans, però diciamo che seguendo così la moda e tutto quanto, ho voluto provarlo. Il rossetto si presenta così. Questo è il mio primo colore. Molto bello, si chiama Vanilla Suede. E se avete domande, potrò parlarne benissimo. L'unica cosa, questo è famoso per il click. Poi potrò parlare della Mer, dei prodotti La Mer. Io utilizzo La Mer e mi ci trovo benissimo. E tante altre marche. Fatemi domande, ragazze, e io vi risponderò. Utilizzo anche dei prodotti Armani. Questo è il nuovo fondotinta uscito di Armani compatto che io adoro quello liquido e ho voluto provare questo solido ed è bellissimo. Si presenta così. Molto comodo per l'estate. Con la spugnetta. Mi piace. Oggi l'ho provato per la prima volta, lo sto indossando adesso. E se volete informazioni, credo che uscirà molto presto qui su YouTube, qui in Italia. E si chiamerà L'Essence UV Compact Foundation. Ha un SPF molto alto, 34, che è ottimo. E, il mio numero è 3,5, io sono molto chiara, credo si sia capito. Adoro Armani, il fondotinta. Altre cose, ho dei brush per applicare il trucco. Per ora questo. Diciamo il fondotinta è la cosa che mi ha più colpito di Armani, invece di Dolce Gabbana uso ombretti. L'unica cosa che ho odiato è il fondotinta, se volete vi faccio una review. Così so che costano molto prodotti di Dolce Gabbana, vi posso fare una review così non butterete soldi magari sul fondotinta, ma per il resto è una grande, grande, grande marca, sia per vestiti che io adoro, ho tanti vestiti di Dolce & Gabbana, ma anche di trucco. Attendo vostre domande, fatemi domande su rossetti, qualsiasi cosa, io vi farò il review, ve li farò vedere anche al momento, come stanno addosso e tutto il resto. Se avete ulteriori domande su Tom Ford, io in questi giorni dovrò riceverne anche un altro di rossetto. Questo la confezione tutta in resina, molto bella. Ecco,
Tom Ford ormai è lo stilista ufficiale di Gucci, quindi molto bravo, molto ricercato. In questi giorni dovrò ricevere un altro colore del rossetto, quindi se vi interessa, ne parleremo insieme. Grazie ragazze e ragazzi per la vostra attenzione. Questo è il primo video. Vi prometto farò meglio nei prossimi. Mi raccomando, fatemi domande su qualsiasi prodotto. Io sarò qua a rispondervi e preparerò il mio primo video. Se voi volete prima il video di Dolce & Gabbana Makeup o Dior, non lo so, fatemi domande, io farò, altrimenti faccio di testa mia. Sono molto eccitata del trucco del Che Gabbana, comunque, molto molto bello. Ed entra in competizione con le altre grandi marche. Parleremo anche di vestiti, di moda. Ho acquistato delle cose da Dolce & Gabbana, D&G e Dolce & Gabbana. Fatemi domande, ragazze, condividete con me. Datemi dei consigli. Se conoscete delle marche 100% naturali qui in Italia, di prodotti tipo creme per il corpo, per il viso, 100% naturali, fatemelo sapere. Io ne conosco all'estero, ma non qui in Italia ancora, quindi sono aperta a tutto. Quindi fatemi sapere. Un abbraccio ragazze e tornerò presto con la mia prima review. Che se avete consigli ditemelo prima che inizio da sola. Un bacio, ciao, a presto.